giornalista e sono qua anche in rappresentanza del Russi, che è l'unione stampa sportiva italiana, e anche a nome del Russi mi sono venuto a Reggio Calabria. Voi in questo momento vi trovate nella sala nel palazzo del comune di Reggio Calabria, siete ospite del comune. Intanto vi presento gli ospiti al tavolo, a partire dalla mia sinistra, il presidente del CONI regionale, dottor Nino Praticò, l'avvocato Porcino, che è il vice sindaco della città, il presidente della Possetta, lo conoscete, il presidente regionale della FIP e l'assessore Curata, assessore del CONI della Calabria. Sicuramente avete appreso sicuramente in qualche modo in questi giorni della tradizione cestistica della nostra città. Andrete a giocare da domani in una struttura sportiva che è stata un po' fino a qualche anno il tempio del basket meridionale. Tra l'altro da queste parti sono passati giovani come Manu Ginobili, Carlos Delfino, qualcuno gioca ancora come il nostro vecchio capitano che gioca a Cantù. Vi auguro sicuramente le migliori fortune, soprattutto in previsione dei campionati europei che andate ad affrontare. In attesa che arrivi anche il capo delegazione, il vostro capo delegazione della Fiori, noi cominciamo a porgere degli indirizzi di saluto e comincia il presidente della Comitato regionale, la Bozzetta. Nella qualità di padrone di casa, non dell'amministrazione comunale ma della pallacanestro, mi compete questo compito ingrato. Intanto ringrazio le autorità presenti e tutta la stampa che come al solito è sempre vicina al nostro mondo e allo sport in modo particolare. Dirvi che questo impegno, questa manifestazione per noi è un motivo d'orgoglio forse poco. Ci tenevamo che l'Italia Under 18 fosse in Italia, ci siamo riusciti, ringraziamo la Federazione Italiana Pallacanestro che ci ha concesso questa opportunità. La città merita eventi importanti di questo genere e noi ci siamo impegnati e abbiamo fatto il possibile perché questa manifestazione raggiunga i risultati ottimali che tutti quanti vogliamo. Purtroppo, diciamo non purtroppo, fortunatamente ci siamo imbattuti con una grossa manifestazione di Miss Italia nel mondo che ci ha un pochino reso difficile determinate iniziative, vedi per esempio con la Pentimele, vedi le strutture alberghiere e tutto quanto. Comunque siamo riusciti con l'impegno di tutti e con la disponibilità dell'ente e dell'amministrazione comunale a risolvere tutti i problemi. Riteniamo logicamente che alle quattro rappresentative Italia, Grecia, Francia e Germania che saranno presenti qua in questi tre giorni offriremo logicamente un'immagine positiva della nostra città, del nostro sport che certamente ha un passato che non ha niente da invidiare alle grosse realtà che esistono nelle altre parti d'Italia. Siamo veramente contenti di questo impegno e pensiamo che anche la città sarà presente alla manifestazione per applaudire questi ragazzi che parteciperanno a fine mese agli europei in Polonia e sono sicuro che anche loro raggiungeranno i risultati che vorranno. Abbiamo un'equipe veramente competitiva che unitamente a queste tre rappresentative europee certamente si contenderanno il titolo di campione d'Italia. L'augurio è che al più presto, ma nel prossimo evento questi ragazzi possono essere nuovamente qua a Reggio per festeggiare il titolo di campione d'Italia. Sono la migliore espressione del basket giovanile che c'è in Italia, elementi migliori di loro ce ne sono pochi in tutta Italia e sicuramente si faranno onore. E quello che ci fa piacere è questo, che anche in questa circostanza il Comitato regionale ha indirizzato il proprio orientamento, le proprie iniziative sul settore giovanile che ci sta particolarmente a cuore, non solo a noi ma a tutto il mondo sportivo di Reggio Calabria. Grazie a tutti e buon lavoro e buona fortuna per quanto riguarda la finale del campionato europeo. Parlavo di Cantù, parlavo del nostro ex capitano, quindi io a Nicolasso Mazzarino, che l'avete visto protagonista anche nella finale scudetto. Mazzarino è stato qua tanti anni, tantissimi, così come grandi coach come Gianni De Calcati, come Zozzi, come Lino Largo,
E a proposito di Kovács, chiedo a Bizzozzi di presentare alle autorità i ragazzi, magari partendo da qua, ecco, così loro, per farsi conoscere, si alzano e si fanno individuare dalle nostre autorità. Allora, playmaker Diego Monaldi dalla Montepaschi di Siena. Marco Pascolo, ala, dalla Virtus Siena. Amedeo Della Valle da Casale Monferrato, una guardia. È il figlio d'arte questo. Della Valle, è un figlio d'arte, sì. Sì, di playmaker di Torino, sì, certo, qualche tempo fa. Matteo Falluca, una guardia. Dario Cefarelli, un'ala dalla Juve di Caserta. Abbiamo Leo Tessitori, un'ala grande dalla Virtus Siena. Raffaele Gaspardo dalla Benetton di Treviso, un'ala. Matteo Qualtinelli, un playmaker dalla Virtus di Bologna. Francesco Veccia da Reggio Emilia, una guardia. Edoardo Giovara da Casale Monferrato, ala. Franco, buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti ai nostri ragazzi della scuola italiana, a tutto lo staff, un benvenuto ai nostri ospiti della Grecia, della Germania e della Francia. Con piacere partecipo oggi a questo incontro, anche perché volevo non soltanto evidenziare l'importanza, ma anche augurare buon lavoro al vice sindaco Porcino e all'assessore Curatola, che è la prima volta che incontro nelle vesti istituzionali. Siamo amici, però è la prima volta che li incontro. Un lavoro difficile sia per il vice sindaco che per l'assessore Curatola, perché stanno prendendo in mano la città che sta crescendo, una città che sta crescendo, e dove si cresce ci sono anche le problematiche, per cui bisogna lavorare su due piani, però ritengo in parallelo, ritengo che ci siano le condizioni perché siete giovani e quindi nel vostro sprint, il vostro sprint può essere utile, anzi certamente sarà utile per dare quel quid in più alla nostra città. La manifestazione, questo torneo che vi porterà dopo a giocare in Polonia, perché a Reggio Calabria? Perché in Calabria? Perché in Calabria ci sono fortunatamente, a parte le strutture, alcune di qualità,
ma soprattutto ritengo ci siano dei dirigenti di qualità, perché conosco da tanti anni che faccio il Presidente del Consiglio regionale, sono nato come uomo di federazione nella Federcalcio, sono capo delegazione della Nazionale Under 19, quindi capisco l'attenzione che mettono le federazioni nel momento in cui scelgono un sito per un torneo, per una manifestazione. E se hanno scelto Reggio Calabria non è a caso, perché dicevo la federazione è molto attenta e pretende, tra virgolette, anche che ci siano determinate condizioni. Le condizioni sotto l'aspetto strutturale ci sono, ma ci sono anche gli uomini che permettono alla federazione pallacanestro di mettersi in condizione di dare un buon servizio. Quindi io ringrazio in questa occasione gli uomini di questa città, della pallacanestro e di tutta la regione che viene rappresentata dal Presidente La Bozzetta. Li ringrazio perché devo riconoscere il lavoro silenzioso, il lavoro continuo, l'impegno, la passione che mettono giornalmente al servizio della gente. E che se ne dica, mi auguro di sbagliarmi, ne sarei felice, in tanti settori si riempiono la bocca di volontariato, però sotto sotto c'è sempre un interesse. Io devo dire che nel Presidente La Bozzetta rappresenta tutti, non ho visto mai interesse se non quello di lavorare uniti per un obiettivo comune che siete voi giovani. Quindi io ringrazio la federazione che ha voluto scegliere la nostra città per questo test importante. Mi auguro che voi vi possiate fare onori in Polonia e che possiate tenere alto il nome dell'Italia. Quindi vi sollecito al massimo impegno, perché l'Italia fortunatamente in tutti gli sport viene vista come una nazione d'élite. E quando noi usciamo da un campionato europeo, vi parla uno che un mese fa è uscito alla penultima fase del campionato europeo, Under 19, viene vista come dire, in modo più negativo di quello che è l'evento, perché può capitare a tutti di perdere una partita e uscire fuori. Quando la perde l'Italia, in tutti gli sport, è come se si facesse oltraggio a qualcuno. Quindi noi abbiamo un triplo impegno nei confronti della maglia azzurra che indossiamo. Quindi vi invito veramente a dare il cuore e tutti voi stessi per ogni partita, perché voi mi insegnate che ogni partita ha una storia, quindi non bisogna mai guardarsi ai risultati positivi fatti ieri, ma pensare subito alla partita, dopo si vince la partita pensare a quella che si deve vincere. Quindi un grosso in bocca al lupo, un grazie chiaramente al Comune di Reggio Calabria per la disponibilità, per l'accoglienza, e spero che possiate trascorrere giorni sereni, belli in questa città che ha bisogno di giovani per diventare ancora più gioiosa e più, diciamo, avvincente per tutto il nostro turismo. Vi ringrazio. I saluti del Presidente Provinciale d'Anconi, il professore Filocomo, che è fuori sede per impegni istituzionali, così come quelli del Sindaco, dottore Arena, che a Catanzaro voleva tornare per questo appuntamento, verrà a trovarvi l'ultimo giorno durante la cerimonia di premiazione del torneo. Volevo aggiungere il discorso delle partite che si giocheranno a Pentimere, due ogni sera, uno alle 18, l'altro alle 20. L'Italia giocherà sempre la seconda partita, l'ingresso è libero per consentire soprattutto ai giovani di vivere dei significativi momenti di aggregazione, di divertirsi, perché questi ragazzi, ne sono convinto, sono in grado di divertire giocando alla morte, difendendo con aggressività e soprattutto cercando di migliorarsi di giorno in giorno, perché l'abbiamo sentito, la maggior parte di loro appartengono a club blasonati. Sicuramente tutti vorranno arrivare più in alto possibile, prima con la maglia azzurra e poi con i loro club di appartenenza. Adesso do la parola all'assessore Curato, all'assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il Presidente regionale del CONI per le belle parole che spesso sia nei confronti, ma anche quelle del Vice Sindaco, perché noi abbiamo iniziato da poco come giunta questo lavoro che ci vede alla guida della città insieme al nostro Sindaco Arena. E io, il mio vuole essere innanzitutto un saluto, ragazzi,
è un augurio ovviamente che riuscite a farvi valere all'interno di questa manifestazione e soprattutto poi nei campionati europei che si svolgeranno a settembre in Polonia. A fine luglio si svolgeranno, quindi a fine luglio, quindi vi terremo noi in caldo per questa manifestazione. Sì. Il basket è uno sport importante, uno sport bello, so che negli ultimi anni molti dei nostri connazionali sono fatti valere anche nel panorama dell'NBA, quello forse più ambito, quindi io vi auguro personalmente che un domani qualcuno di voi possa calcare sicuramente quei parquet. Come diceva prima Franco, siete all'interno di una struttura che ha visto sicuramente giocare il grande basket, purtroppo oggi siamo in situazioni diverse, però sono convinto che se lavoreremo tutti riusciremo di nuovo ad avere dei grandi risultati. Ritengo che in questo momento, io ho questo settore da poco, ho altre deleghe, però questo è un settore che bisogna lavorare molto, perché ritengo che lo sport, soprattutto in questo momento di crisi economica, Un attimo così facciamo accomodare il capo delegazione. Mi vogliono bene i miei ragazzi, hai visto? Sì. Dicevo, abbiamo tante associazioni che fanno sport in questo momento di crisi economica, anche loro navigano in grosse difficoltà. Noi siamo una città che sta crescendo sull'impiantistica sportiva, sta crescendo sugli eventi, perché almeno un evento l'anno di grossa portata stiamo riuscendo a portarlo. Niente, dobbiamo continuare così, io ci metterò il massimo impegno. L'unica cosa che vi posso augurare è appunto questo, di mettercela tutta per portare in alto i nostri colori, i colori dell'Italia e i colori della nazione. In bocca al lupo. Calabria, volevo anche aggiungere che fino a un paio di mesi addietro sono state le elezioni di recente e ne è venuta fuori una giunta comunale giovane e tutta formata da ragazzi che hanno praticato lo sport e quindi che vivono veramente con passione la vita sportiva della nostra città. Volevo aggiungere ancora che prima questa città era guidata da un playmaker, si chiama Giuseppe Scopelliti, oggi è il governatore della Calabria. Lui ha giocato nella squadra della città fino al campionato di B2, poi ha fatto la scelta, quella di fare politica, che secondo me ha fatto bene, perché ha fatto cose gregge per la città e sta facendo cose altrettanto eccellenti per la regione Calabria. Allora lo ringraziamo anche perché la regione e la provincia sono gli altri due enti che sponsorizzano questo tipo di manifestazione. E adesso c'è la parola al vice sindaco, l'avvocato Porcino. Intanto vi ringrazio per la presenza, per la partecipazione, estendo anche il benvenuto per come è stato fatto da Walter Curatola e da Mimmo Praticò. I saluti del sindaco Arena li ha portati l'amico Franco Pellicanò, per cui non sto qui a ripetermi, ci teneva tanto a essere presente, però altri impegni istituzionali l'hanno portato fuori dal territorio comunale e quindi ha invitato sia me che l'assessore Curatola a presenziare a questa importante iniziativa, a questa importante manifestazione, perché riteniamo che anche attraverso questo evento di portata nazionale ci sia la possibilità di veicolare un messaggio positivo che proviene dal nostro territorio. E per questo noi siamo veramente contenti di ospitare questo torneo internazionale che vede protagonisti voi ragazzi dell'Under 18 della nostra nazionale, e l'evento si inserisce all'interno di una cornice più ampia che da tempo abbiamo immaginato anche di riempire di contenuti come amministrazione comunale. Mimmo Praticò è stato da sempre uno dei protagonisti degli eventi sportivi che si sono realizzati all'interno del nostro territorio e noi siamo veramente grati a Mimmo Praticò di aver sempre svolto il proprio ruolo con enorme passione, con dedizione, e questo ci ha consentito anche come città di raggiungere risultati eccezionali e soprattutto di raggiungere anche un livello di credibilità che probabilmente in passato non c'era. Questa credibilità
oggi evidentemente ha portato anche dei frutti importanti, perché la circostanza che la Federazione Italiana della Pallacanestro abbia scelto proprio il sito di Reggio Calabria per ospitare un evento di portata internazionale evidentemente sta a significare che il lavoro che è stato fatto negli anni dal CONI, dalla Federazione Regionale della Pallacanestro, da tutti coloro che orbitano nel mondo dello sport, nonché anche dalle istituzioni, per come ricordava Franco Pelliganò, il nostro governatore della Calabria è un uomo dello sport e anche da sindaco ha sempre incentivato e favorito questi momenti all'interno della nostra città, perché riteniamo che oltre al fatto che rappresentano un veicolo straordinario di messaggio che proviene dal nostro territorio, è anche fondamentale stare accanto alle associazioni sportive, per come ricordava l'assessore Curato, alla luce anche delle difficoltà economiche in cui vive il mondo dello sport in generale. Tra l'altro la città di Reggio Calabria, la regione Calabria, ha una grande tradizione cestistica, per cui ci sono tutte le condizioni veramente per essere contenti e felici di ospitare questo evento internazionale. Noi speriamo di proseguire su questa strada, di incentivare ancora di più questi momenti, perché riteniamo fondamentale all'interno di un'ampia azione amministrativa che riguarda il nostro territorio, e siamo convinti in qualche modo di poter anche riuscire ad ottenere dei risultati meritori. Che dire altro? Io naturalmente vi formulo i migliori in bocca al lupo per non solo l'esito di questo torneo internazionale, ma soprattutto per le finali che si terranno da qui a breve in Polonia. Speriamo che la città di Reggio Calabria porti fortuna a tutti voi, e tra l'altro saremo orgogliosi di poter festeggiare insieme a voi un risultato importante, tra l'altro in un anno particolare. Noi, il motivo di soddisfazione di avervi qui come ospite è legato anche al fatto che questo è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. C'è una forte voglia di far arrivare anche al di fuori dei confini nazionali un messaggio importante, cioè quello che l'Italia è una sola, è unita, vanno riscoperti i valori della patria, dell'unità d'Italia, della solidarietà, dell'appartenenza, e queste manifestazioni ci aiutano anche a raggiungere questi importanti obiettivi. Per cui anche in questi giorni noi saremo vicini a voi, tiferemo naturalmente perché voi riusciate a ottenere dei risultati brillanti, e ne saremo orgogliosi. Quindi vi formulo nuovamente un in bocca al lupo e un arrivederci qui dalle nostre parti per festeggiare anche degli avvenimenti e dei successi ancora più brillanti. Grazie. La viola, chi lo sa, non possiamo mettere limite alla provvidenza, perché noi puntiamo sicuramente a ritornare ai fasti d'un tempo, cioè questa viola vuole tornare in Serie A e prima o dopo ci arriverà, quindi voi crescete, perché poi abbiamo bisogno anche di voi per poter magari ritornare anche in Europa, perché probabilmente questo non lo sapete, però la viola ai tempi dei decalcati ha partecipato anche alle coppe europee. Un'ultima cosa da dire prima di concludere: ovviamente ci sono anche i collaboratori del Presidente che stanno in seconda linea, ma che sono particolarmente attivi, come Surace, Nucera, Pitasi e non so, Falcomatà, e quindi anche a loro va il nostro grazie per quanto hanno fatto in tutti questi giorni e per quanto faranno durante il torneo. Ecco, visto che il capo delegazione è arrivato in ritardo e quindi non si è potuto gustare un po' le bellezze della nostra terra, io inviterei il nostro vice sindaco, ecco, a regalare, a omaggiare in collaborazione di un libro con i luoghi dell'arte di Reggio Calabria, così lei magari, se avrà qualche minuto di tempo in più, oltre che andare in giro, lo sfoglierà e presterà maggiore attenzione. La prossima volta verrà prima, però, Grazie. Comunque, scusi, io volevo dire che io Reggio Calabria la conosco, perché prima aveva citato
Ha giocato diverse volte qua, sì. Lei ha citato Scoppelliti. Scoppelliti è un mio carissimo amico, perché lui nel 1900... Non diciamo. No, prima che Annibale varcasse le Alpi, è stato a Varese, ha fatto un provino a Varese. Sì. E io in quel momento giocavo a Varese in B1 e lui è stato un mese con noi, poi dopo l'abbiamo scartato perché, come ha detto lei, ha preferito fare la scelta politica che la scelta di giocatori in pallacanestro. E 5-6 anni fa a Reggio Calabria abbiamo fatto proprio una giornata di sport e io sono venuto, sono stato una settimana, abbiamo parlato 2 ore, poi sono stato una settimana con Giuseppe Scoppelliti e abbiamo fatto appunto, mi ha fatto girare un po'. Quindi la conosco. Ma non fornisco mai scoprire la bellezza della nostra città. Sì, sì, certo. Lei continua certo a venire e a girare soprattutto. Certo. È importante. Finisco dicendo che il vice sindaco mi aveva detto una cosa, che ci fa tanti auguri, che spera che questo torneo sia di buon auspicio per noi. E io dico, chissà che come la città di Reggio Calabria può essere di buon auspicio per noi, noi non lo possiamo essere per la Serie A di Reggio Calabria, perché in effetti Reggio Calabria non può mancare dalla Serie A, ci deve essere per forza in Serie A, assolutamente. L'ultima cosa, poi finisco, perché non sono uno che chiacchiera molto, porto a tutti quanti i saluti del presidente Dino Meneghin, mi ha detto, l'ho sentito poco tempo fa, di salutare tutti e di ringraziare per l'ospitalità che è stata data alla nostra squadra. Sicuramente non vedere sul campo sperando di poter grazie. Ecco adesso la foto di gruppo, no, più stretti che larghi. Insieme con il vice sindaco Demetrio Porcini. Chiudi. Di nuovo arrivederci. Col presidente regionale del CONI, Mimmo Praticò, un evento sportivo importante per la città e non solo, un torneo internazionale Under 18 con 4 nazioni che partecipano, quindi in questo senso lo sport è un forte richiamo per la città e la città risponde? Direi un torneo importante per la città, perché dà visibilità alla città, ma soprattutto per lo sport, perché coglie l'occasione per non soltanto far vedere ai nostri ragazzi gli atleti, i migliori atleti italiani della pallacanestro, ma anche per far sì che la città venga conosciuta da queste ragazze che, come noi abbiamo visto, vengono da tutta Italia. Quindi un motivo in più di essere orgoglioso, un motivo in più di pensare all'accoglienza delle persone, perché se questa città, come noi vogliamo, come noi desideriamo, punta ad essere una città turistica, dobbiamo pensare ad accoglierla al meglio e far andare via con un sorriso. La mia filosofia è che quando uno viene nella nostra città e va via con un sorriso, la città ha vinto, quindi mi auguro che questo possa avvenire, ma anche che questo torneo possa proiettare i nostri giovani verso la vittoria finale in Polonia. Ecco, Reggio Calabria ha una forte storia di pallacanestro, ma in questo momento purtroppo la Viola non naviga diciamo, in categorie che più le competono. Ecco, questo può rappresentare uno stimolo? Ma certamente per noi avere questi giovani, anche per tutto il mondo del basket, è uno stimolo. Chiaramente dobbiamo riconoscere la storia della Viola, che è inconfutabile, però allo stesso tempo dobbiamo pensare al futuro, perché purtroppo spesso non possiamo vivere di gloria, ma dobbiamo pensare a formare i nostri giovani affinché si ritorni ai vecchi fasti, perché soltanto col lavoro, con l'impegno e con la passione si possono raggiungere gli obiettivi. Grazie. Ciao, grazie. Un inizio, quello dell'assessore Curatola col botto, una bellissima manifestazione internazionale, un torneo internazionale under 18, quindi di giovani, che coinvolge 4 nazioni qui a Reggio Calabria. Sì, è un evento importante, considerando che ci sono queste 4 nazioni che mi dicono essere sicure protagoniste del campionato d'Europa che si svolgerà in Polonia a fine mese, e noi siamo onorati e contenti di aver messo a disposizione la struttura del Pala Calafiore, perché sicuro è un palcoscenico importante per la nostra città.
Ecco, Reggio Calabria è una città sportiva per antonomasia, nel senso che nel calcio ha una squadra che milita in Serie B, ha militato per un decennio in Serie A, nella pallacanestro ha una storia importante con la Viola, anche se adesso diciamo, la categoria non è quella che le compete. E poi ci sono tantissimi sport minori, cosiddetti di nicchia, quindi è una città in fermento in questo senso. Quindi come assessorato cosa pensa di poter fare? Guardi, quello che ho detto prima, non dobbiamo solo guardare a chi riesce a farsi valere nelle grandi categorie, ci sono tante associazioni, soprattutto di giovani che fanno sport, lo fanno con grossa difficoltà perché oggi comunque è un momento di difficoltà economica. Noi, io ritengo che rispetto agli anni scorsi abbiamo la possibilità di fornire delle strutture che sono all'altezza. Dobbiamo proseguire con l'incentivare lo sport, anche perché nel 2013 abbiamo ottenuto il titolo di città europea dello sport, quindi deve servirci da stimolo proprio per migliorare questo settore. Ok, grazie. No, assessore, fuori. No, fuori.